casa, ma, no? E anche se uno intuitivamente pensa sì, questo lo preferisco a quell'altro, è molto complicato cercare di farlo. Ma l'idea diventa, che poi è diventata fondamentale in seguito, è quella di dire: se riusciamo effettivamente a stabilire, a mettere dei numeri in qualche modo al nostro indice di piacere, a indicizzare il piacere attraverso i numeri, poi possiamo cercare di massimizzare questo piacere. Cioè l'utilitarismo è il tentativo di massimizzare il proprio piacere quando questo piacere viene quantificato in maniera numerica. Naturalmente volevo dirvi questo, ovviamente non posso entrare nel dettaglio di nulla di quello che dico, perché è più o meno quello che sentiremo quest'oggi, l'abstract, il programma di un corso che ho tenuto varie volte all'Università di Cuneo, che si chiamava Matematica e Politica, per l'appunto. Quindi ci vorrebbe un intero semestre, se volete possiamo stare qui, no? Magari tutto adesso in autunno, forse no, magari siamo in primavera. Saltiamo, appunto, dicevo, di un secolo, andiamo in Francia, Léon Wallace, uno dei grandi economisti dell'Ottocento, la sua opera, Elementi di economia pura. E che cosa fa? Lui comincia anzitutto a generalizzare l'idea che aveva Bentham, perché Bentham aveva l'idea in cui ciascuno di noi ha una serie di indici di piacere e si preoccupa della massimizzazione di quegli indici. Allora dice: la viviamo in una società, caro filosofo, no? Cioè, forse è bene che teniamo anche conto degli indici di piacere degli altri, no? E soprattutto, come si fa a dare, come ho accennato prima, a dare un indice matematico a qualche cosa che noi piace? Beh, essendo un economista, il modo più ovvio di dire è: lasciamo da parte i valori morali o etici, che sono cose molto astratte su cui è difficile mettere le mani, e passiamo ai valori economici, perché poi è lì che si guarda la cosa. Dice: preferisci venire a Camoglio o preferisci andare in India? Quanto mi costa venire, o quanto ci guadagno, diciamo così, non solo in termini monetari, ma per lui soprattutto monetari, no? A fare una cosa oppure a fare l'altra. E se noi riusciamo a tradurre tutto in termini di valori, quindi in realtà di costi e benefici, allora le cose cominciano a diventare atte a essere trattate da un punto di vista matematico. Quindi si comincia a parlare di prezzi e di costi. Naturalmente i prezzi sono gli indici di valore dei produttori delle merci, i costi invece sono gli indici di valore dei consumatori, noi giudichiamo le cose in base a quanto ci costerebbe comprarle, mentre i produttori a quanto costerebbe produrle. Si ha il solito meccanismo di cui tutti sentiamo parlare, la domanda e l'offerta, che è nata appunto in questa situazione dal punto di vista matematico, e si cerca che cosa? Si cerca il famoso equilibrio fra la domanda e l'offerta. Un equilibrio che in un certo senso era già stato anticipato da un altro filosofo, che poi è diventato famoso come economista, che però non ha scritto delle cose proprio di economia pura, che si chiamava Adam Smith. Ci arriviamo tra un momento. Quindi siamo passati dagli indici astratti, numerici, ma personali di Bentham, a quelli interpersonali e economici e monetari di Wallace. È possibile, la domanda a questo punto è questa, è possibile veramente trovare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta? Questo è quello che il mercato si chiede e gli economisti anche si chiedono. Questo è un signore che sembrerebbe un arabo, ma in realtà è un economista italiano, poi stava anche in Svizzera, che però andava alle feste mascherate, quindi lo beccato nel momento, come oggi si farebbe, no, con i selfie o con i paparazzi. Il suo libro, Corso di Economia Politica, e lui introduce una nozione interessante, perché a che cosa dovrebbe tendere la società? Beh, la società dovrebbe cercare, ovviamente non di massimizzare l'utile di un individuo, quello è troppo comodo, o di pochi individui, dovrebbe cercare di in qualche modo massimizzare qualche cosa che abbia a che fare con la società intera. E e allora forse si spiega il motivo per cui poi dopo si cerca di far quadrare il cerchio, e i matematici sanno che il cerchio non si può quadrare. Arsani, tra l'altro non l'ho dimenticato di dire, ma c'è scritto chiaramente, ma che anche Amartya Sen ha preso il premio Nobel per l'economia nel 1998, e Arsani, come ho appena detto il nome, anche lui l'ha preso nel 1994. Cioè cominciamo a capire che i premi Nobel, cioè la cultura economica e la pratica invece economica e politica, vanno in due direzioni completamente diverse. Cioè la gente studia, dimostra le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare, e i politici e gli economisti vanno, o meglio gli industriali, vanno per i fatti loro, incuranti del fatto che certe cose non si possono appunto raggiungere.
il suo lavoro del 77 è molto interessante, si chiama Morale e teoria del comportamento razionale. È interessante perché ha cercato di rendere matematica non soltanto l'idea di Smith che dicevo prima, appunto questa dell'equilibrio della mano invisibile, eccetera, ma anche quella di Kant, ricordate l'imperativo categorico che qualcuno di voi aveva studiato in filosofia, tutti questi termini che vedete qui, imparzialità, l'universalità, la reciprocità dei comportamenti, tutte queste cose sono state sistematizzate da questo signore, appunto, Harsanyi. Qui sulla sinistra vi ho messo un libricino che lui ha scritto, non è quello tecnico che l'ha portato al premio Nobel, ma un libricino bellissimo di un centinaio di pagine che si chiama L'utilitarismo, è un po' la conclusione di un percorso che parte da Bentham e arriva fino a lui, parte da Bentham in maniera molto approssimativa, naturalmente molto filosofica, e però poi due secoli dopo arriva a un trattamento matematico, quindi vale la pena di leggere. E questo è un filone di quello che i matematici hanno fatto. Vedete come si parte da lontano, da idee filosofiche, magari approssimate. Una persona che non ha mai provato, senza disdegnare però un minimo di soddisfazione pratica in quello che si va a fare, perché è ovvio che un atleta paralimpico quando si approccia a una disciplina sì, in una fase iniziale cerca di capire come fare, ma non si può nascondere che cerca anche una soddisfazione pratica, l'obiettivo c'è sempre, pur parlando di agonismo a livello nazionale, però l'obiettivo c'è sempre, quindi l'intento era quello anche di dare un minimo di performance a questi ausili, e l'idea sicuramente sì. Oggi ha una direzione che si chiama proprio banca d'impatto, e questo perché? Perché indubbiamente anche nel settore della finanza c'è ormai la consapevolezza che in una società divisa, molto disuguale, più povera, poi un soggetto finanziario ha maggiore difficoltà a convivere. Allora io credo veramente che questo capitalismo buono, che siamo solo all'inizio, non è che abbiamo raggiunto, in fondo ha alcuni elementi che possono essere distintivi. Tanto c'è un tema di sostenibilità, e quindi un capitalismo buono e sostenibile probabilmente è ancora un elemento di maggiore modernità. Adesso abbiamo visto che con le dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea, le tre linee prioritarie dell'Europa sono proprio il tema del green, quindi della sostenibilità in termini ampi, il tema della transizione digitale, questo probabilmente bisogna, ci torniamo un po' su questo tema, e il terzo, il tema della resilienza dal punto di vista anche dell'attenzione all'occupazione, ai supporti delle transizioni nel mondo del lavoro, tutti quegli elementi che sono elementi che sono molto più collegati, lasciatemi dire, alla società che non alle imprese. Dall'altra parte i due elementi, il green da una parte e transizione digitale dall'altra, forse sono forse un po' più baricentrati rispetto al tema imprese, anche se in senso lato. Per cui anche questi indirizzi della Commissione Europea, che sono stati non solo dichiarati, ma sono stati nel corso di questi pochissimi mesi, forse anche accelerati da tutto il tema della pandemia, ma indubbiamente le istituzioni europee che nel corso degli ultimi anni erano state viste un po' lontane, un po' insomma in qualche caso vessatorie nei confronti dei cittadini, c'era una parte importante di alcuni paesi, purtroppo anche del nostro, che ha avuto una reazione non certamente così positiva. Ma se oggi dobbiamo leggere le istituzioni europee,
in fondo anche le istituzioni europee hanno cambiato un po' la loro prospettiva, no? Così come le aziende non guardano solo gli azionisti, ma guardano anche la società, direi che la Commissione europea, più o meno nella stessa linea, ha capito che una posizione forse eccessivamente baricentrata sull'istituzione era un qualche cosa che non corrispondeva ai bisogni della società, al modo di operare la società, e quindi c'è stata una accelerazione di tutti i processi con una maggiore attenzione. Oggi credo che la percezione generale sia una percezione molto diversa. Nando credo che possa dirci qualcosa in questa direzione, ma se noi avessimo fatto un sondaggio prima di novembre e lo facessimo adesso più o meno sugli stessi temi collegati alla percezione rispetto alle istituzioni europee, attenzione, poi voglio fare una piccola chiosa su quello, è nettamente cambiato, non solo per il Next Generation Europe, ma per tutti gli interventi come sono stati fatti, velocemente, con grande attenzione e nonostante insomma la generale difficoltà, anche con un buon apprezzamento da parte dei 500 milioni di cittadini che hanno questo tipo di attenzione. Insomma, quindi, ecco, da questo punto di vista quindi direi che il mondo è cambiato. Quello che viene in altri settori, la stessa, non so, agricoltura personalizzata, ha più o meno le stesse tematiche, la stessa attenzione che noi abbiamo alla società con questo fatto del buono, in fondo va un po' a personalizzare e vengono un po' meno alcuni, diciamo, protocolli generalizzati. I protocolli sono mediamente corretti, ma naturalmente non sono indirizzati. Per cui direi che c'è quasi un'evoluzione genetica del nostro modo di essere, modo di pensare. E naturalmente il capitalismo buono è un elemento che può contribuire attraverso operazioni, lasciatemi dire, un po' personalizzate, che è un po' questo il tema, a interventi anche sulla società che possono, per esempio, lenire alcune disuguaglianze o lavorare nella direzione che auspichiamo tutti, cioè tutti stanno meglio se ci sono minore disuguaglianza tra chi ne ha di più e chi ne ha meno. Per cui io credo che questo tema, che è un tema, insomma, siamo partiti dall'azienda, in realtà è un tema che se lo andiamo ad analizzare è molto più pervasivo rispetto al nostro modo di vivere, agli attori che vivono, dalla scienza, abbiamo visto la finanza, al tema. Iniziamo con Daniel. Daniel, raccontaci come è nato Benessere H24. Qual è l'idea che ti ha spinto a raccontare questa esperienza, un pezzo della tua vita, direi, un bel pezzo della tua vita, attraverso un podcast, quindi cosa c'è dietro questa narrazione e come è fatto, perché è un podcast un po' particolare. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, è un onore, un piacere essere qua. Io arrivo da Madonna di Campiglia, dove stavamo facendo un ritiro molto bello di meditazione, e questo podcast, che in realtà è un, hai ragione, un pezzo della mia vita, perché racconta, vestito dalla musica di Emiliano, come siamo riusciti a portare certi argomenti nei posti dove il dolore si tocca con mano. Abbiamo portato una finestra di benessere, vi sto parlando dell'accompagnamento alla morte, che è una delle linee di ricerca principali di cui mi occupo, quindi elaborazione del lutto, del dolore, della sofferenza, rapporto con la malattia. Poi un altro filone importante di ricerca sono state le carceri. L'ultimo progetto l'abbiamo chiuso poco prima del lockdown, proprio a Milano, a Bollate, con un gruppo di circa, era partito con circa 90 detenuti. Abbiamo toccato con mano come la voce e la musica possano avere una funzione enorme da un punto di vista di salute e di benessere, ma anche di abilità di vita e sociali, e anche una dimensione di proposito esistenziale importantissima.
E quindi è nata l'idea di dare voce a tutte quelle che sono più di 8.000 ricerche scientifiche che, se entrate su PubMed, trovate, che dimostrano come un approccio meditativo, una mente meditativa, abbia un impatto incredibile, ad esempio, sui processi di infiammazione del corpo o sui geni. Ma vi sto parlando delle ricerche, ad esempio, di Elizabeth Blackburn, quindi di un premio Nobel alla medicina, del premio Nobel del 2009 alla medicina, che paradossalmente proprio sulle donne ha visto come 3 mesi di una particolare pratica meditativa potesse aumentare del 30% la produzione della telomerasi, che è un enzima che ripara i nostri telomeri, che sono i cappucci dei cromosomi, che sono gli indicatori biologici della nostra longevità e della nostra capacità di restare in salute a lungo tempo. E in questo podcast abbiamo raccontato tutte queste ricerche attraverso delle esperienze dirette. La potenza del podcast è che non spiega, fa sperimentare, fa esperire il benessere. Abbiamo però fatto comprendere attraverso l'esperienza alle persone come l'impatto di un tipo di esperienza di questo tipo, musica e parole, non sia semplicemente di natura genetica sui processi di invecchiamento e di infiammazione, ma abbia una declinazione anche sul tono dell'umore, sullo stato d'ansia, sulla depressione, sulle abilità cognitive come la lucidità mentale, la presenza, il focus, la capacità di avere chiarezza delle proprie esigenze profonde e poi di raggiungere i propri obiettivi. Ma anche, ad esempio, su, ed è per questo che è stato così importante. Sì, Daniel, volevamo anche regalarti questo. No, volevamo. C'è sempre un, insomma, è musica anche questa, no? Poi le campane, insomma, un po' diversa da quello da cui siamo abituati. Quando, ma ora finisce. Quando non c'è il cellulare, ci sono le campane che suonano, è una sorta di maledizione karmica che mi accompagna. Vedete? Aspetta, due. Però io, quando succede questo, racconto sempre questa storia, che è vera la storia. La prima volta che era una conferenza proprio sull'oncologia, l'accompagnamento alla morte, un tema delicatissimo, è squillato un cellulare tra i medici, io ho detto per piacere spegnete i cellulari, e neanche un minuto dopo squilla il secondo cellulare nella conferenza. Allora io, che ancora non ero così gentile ancora, mi sono alterato un po', ho detto per piacere spegnete i cellulari, e neanche un minuto dopo ha squillato il terzo cellulare. Allora mi sono alterato e ho detto se squilla un altro cellulare me ne vado, e in quel momento squilla un altro cellulare ed era il mio cellulare che mi ero dimenticato acceso, e da quel momento in poi ho detto non dirò mai più nulla. Quindi benvenute campane celestiali. Però dicevo che o meglio la sera, a cui è stato dedicato ampio spazio nel rilascio dello stress, delle tensioni, nella capacità di elaborare tutto quello che è successo nell'arco della giornata, di lasciare andare tutto quello che dal lavoro ci portiamo a casa. E infine l'ultima sezione, che è dedicata al sonno, al buon sonno, a liberare la mente e alla capacità di rigenerarsi attraverso il sonno ristoratorio. Quindi tocca l'insonnia, tocca la ruminazione mentale, tocca la capacità di mettersi sotto volontà in una condizione di profondo relax e ascolto. E questa è le ragioni, diciamo così, più legate al benessere. Poi ci sono, brevemente lo dico, altri due motivi per cui abbiamo fatto questo lavoro bellissimo con Emiliano sul podcast Benessere H24. Il primo sono le abilità sociali e di vita che si sviluppano a partire da queste pratiche. Quindi sto parlando di empatia, di compassione, di consapevolezza, di reciprocità, di percepire l'altro come un aspetto di se stessi, di un processo inclusivo, percettivo e cognitivo che ti porta veramente a comprendere come il disagio altrui sia un indicatore profondo di un'esigenza sociale che abbiamo e l'abbiamo capito durante il lockdown, che sull'interconnessione si fonda l'evoluzione dell'essere umano, che non posso disinteressarmi della qualità della vita altrui se voglio qualità della vita mia, che dalla tua felicità, dalla tua responsabilità, dalla tua salute dipende la mia salute. Ci stiamo rendendo conto che siamo un sistema interdipendente molto complesso, su tantissimi livelli, che ha bisogno di essere celebrato e consapevolizzato, ma non per ragioni banali, per ragioni esistenziali, cioè se vogliamo sopravvivere in questo pianeta. E voglio fare una parentesi, dicendo che con loro abbiamo fatto diverse pubblicazioni, ma il filo conduttore anche di Benessere H24 sicuramente è la gentilezza, che è un tema molto attuale. E vorrei dire che tutte le ricerche scientifiche, anche che in collaborazione, che sono state fatte con la professoressa De Vivo di Harvard, hanno dimostrato, numeri alla mano, che il più adatto a sopravvivere in questo pianeta non è il più forte,
inteso in termini di imposizione sull'altro, non solo fisica, ma psicologica ed economica, ma è il più gentile, perché da un punto di vista biologico la gentilezza allunga la vita, allunga i telomeri, ripara i telomeri. Quindi questo vuol dire che la biologia ci sta dimostrando che ci sono delle strategie evolutive, se vogliamo sopravvivere in questo pianeta, che dobbiamo comprendere rapidamente. Sono tutte legate all'interconnessione, all'interdipendenza che abbiamo con tutte le forme di vita. E quindi la gentilezza è, attraverso la mia voce, attraverso le sue note, sicuramente il filo conduttore di tutta l'esperienza di Benessere H24. E per concludere vorrei dire che questa esperienza bellissima del podcast apre un'altra, innanzitutto una riflessione evolutiva. Cioè stiamo passando dall'esigenza di competere per poter sopravvivere all'esigenza di cooperare, di collaborare per poter sopravvivere nel pianeta. Francesco Livani e Rosaldo da Monsignorio, insieme a Pardo e Bertolino abbiamo portato della focaccia. Come... No. Eccolo! Oh! Bravo, bravo ragazzi, guardate chi c'è! Camilleri, lui, Alberto Eco, Marco Giorno, Domenico Modugno, ecco, Camilleri, il corso Camilleri, che lo ricordiamo con tanto piacere. Bravo, Nina. Bravo, bellissimo, grazie. Veramente bello, posso dire. Graphic novel, ma poi mi piace grazie, ma poi mi piace proprio mi hai raffigurato questa cosa che non posso più fare perché devo fare la protesi all'anca, però però adesso alzata la mano ce la farei. E poi sono molto contento che c'è il mio caro Mike, un applauso particolare, allora forza e coraggio anche ascoltatori. Mike, una volta gli chiesi tra una pausa e l'altra di alcune cose. Mia moglie apre e trova me e Mike buongiorno con lo smoking, cioè tutti trovano, lei si trova e fa Mike, io faccio entrare Mike a casa mia, tra l'altro ho fatto una cosa, l'ho fatto sedere nei poster sul mio divano e gli facevo la foto, non c'era, l'ho fatto sedere nella mia camera da letto, gli ho fatto la foto, o gli faccio la foto, allora lui era lì tranquillo, allora prego, dove ci mettiamo, e le fa Mike ti faccio un po' di, cosa ti danno di una pasta pomodoro? Bene, forza. Cioè, non era proprio che lui, io so cosa pensavo, ma dimmi te se io ho lasciato la cena meravigliosa che avrei potuto fare al De Rossi per mangiare una pasta fredda, però si siede e si, vi dico tutto com'era nei tempi di Mike Buongiorno, lui si siede, allora si siede qua, comincia a mangiare, mi muove subito in fretta e furia, fa questa pasta al pomodoro, c'era della mozzarella, avevamo del giorno prima, quello che ha in quel momento era tardi, erano le 11, era tardi, a un certo punto lui mangia, e noi lo guardavamo, così dice, Mike Buongiorno in smoking in cucina, meraviglioso, allora lui mangia, fa così, buona, complimenti, la pasta è molto buona, mangiava, prende il tovagliolo e fa così. Mi ha chiamato un taxi. Mi ha chiamato un taxi. Viva Mike! Allegria! Grazie a tutti! Grazie a te! Grazie a voi! Questa è una dimostrazione.
Ebbene, intanto vi dico, mi faceva piacere condividere con voi appunto alcuni elementi che hanno caratterizzato il periodo che va da metà febbraio, grosso modo, fino a settimana scorsa, no? Cerchiamo di capire come sta andando il paese, quali sono le preoccupazioni, come ha reagito rispetto a questo fenomeno inedito che ha travolto anche noi. E allora vediamo rapidamente il clima sociale, no? E proviamo a capire qual è il livello di preoccupazione oggi esistente, no, per questa emergenza sanitaria. Qui abbiamo un dato, 32% a fine luglio dichiarava di essere preoccupato di potersi contagiare. Dopo le vacanze 34%, non cambia tantissimo, ma una leggera crescita. Poi vedete, c'è una preoccupazione più elevata per la propria comunità e addirittura per il proprio paese e comunque per il mondo. Milano non si ferma e quindi l'idea che certi provvedimenti avrebbero potuto essere molto negativi per l'economia del paese e dei territori, ecco allora che vedete, da un'iniziale preoccupazione c'è una discesa di preoccupazione. Perché? Perché prevale la preoccupazione per che cosa? Per le conseguenze economiche. Poi però c'è un fine settimana il 7-8 marzo, il Presidente del Consiglio cambia completamente stile comunicativo. Ricordo che la settimana precedente aveva partecipato a 16 trasmissioni televisive solo a domenica, ricordate? E tutto questo aveva aumentato il livello di disorientamento delle persone, ma il fine settimana nel quale si stabilisce il lockdown, quindi le zone rosse, per una parte delle province italiane, poi ovviamente il divieto è stato esteso alle altre, a tutto il territorio nazionale, bene, lì si certifica la gravità del problema e allora guardate come esplode la preoccupazione, che si mantiene alta. Questi sono campioni che noi intervistavamo settimanalmente, si mantiene molto alta, sopra il 50%, poi con la fase 2 incomincia a diminuire e poi vedete che il dato oscilla fino al dato finale che vi mostravo prima. Tutto questo per dirvi che in realtà non ci sono ancora oggi le idee chiare. Una previsione sulla possibile seconda ondata di contagi, vedete, 24% la ritiene molto probabile e 47% abbastanza probabile, cioè quasi 3 italiani su 4 pensano che sia probabile una seconda ondata di contagi. Quando facciamo una domanda molto secca, molto diretta, ma lei è più preoccupato per la sua salute oppure per quelle che possono essere le conseguenze sul suo reddito, il suo lavoro, i suoi risparmi, continua a permanere una preoccupazione più acuta per le condizioni di salute, come vedete. Poi però quando noi chiediamo cosa pensano dell'economia del paese, vedete che qui, insomma, la situazione non è così positiva, perché tra abbastanza e molto negativo abbiamo anche qui quasi 4/5 della popolazione. Quindi coesistono le due paure, però tende a prevalere ancora la paura per la situazione personale. E allora diciamo, quando chiediamo ma quali sono i problemi del paese? Allora la fotografia che noi abbiamo è una fotografia che mette in primo piano che cosa? Il tema dell'occupazione. Ebbene, il 14% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'economia italiana. Ora mi soffermo un secondo su questo e mi ricollego a quello che avevo raccontato per chi c'era lo scorso anno, la differenza, diciamo, tra le percezioni e la realtà del fenomeno. Secondo voi è normale che ci siano paesi che hanno fondamentali economici completamente diversi rispetto ai nostri, che hanno un'opinione pubblica invece molto più, come dire, positiva rispetto al giudizio sulla situazione economica del paese? È come se non ci fosse un collegamento tra i fondamentali economici del paese e il cosiddetto sentiment dei cittadini, cioè le valutazioni che i cittadini esprimono rispetto alla situazione economica. Perché tutto questo? Ora intendiamoci, no, che in Italia funzioni tutto alla perfezione, vada tutto bene, per carità, sappiamo che abbiamo dei problemi, però c'è un livello di conoscenza del paese che è molto modesto. Solo il 20% degli italiani, un italiano su 5, sa che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Abbiamo fatto una ricerca sui primati dell'Italia
per sapere quanto gli italiani sanno dell'Italia. Guardate che abbiamo tantissimi primati. Voi sapete che abbiamo un export molto florido. Pensate che la Fondazione Simbola ogni anno, Fondazione per l'Equità, aggiorna i cosiddetti selfie, i primati dell'Italia, i 10 primati dell'Italia. Ci sono interi comparti qui primeggiando. E se pensiamo all'export, mi ha molto colpito il fatto che pur in una situazione non particolare, nonostante gli italiani siano direttamente coinvolti, perché ovviamente la raccolta differenziata la facciamo tutti, no? Facciamo quasi tutti, e dipende dai comuni e così via, ma in larga misura. Ebbene, il 51% non ci crede. Perché? Perché l'immagine prevalente qual è? È quella delle città assediate dai rifiuti e così via. Quindi quello che voglio dire è, attenzione, perché l'uscita dalla crisi passa anche, non solo, ma anche attraverso la capacità di leggere e di conoscere il proprio paese. Guardare gli aspetti positivi del paese non significa essere, come dire, ingenuotti, no? Significa dar corpo a quella che era un'esortazione del presidente Ciampi, che parlava di patriottismo dolce. Noi dobbiamo essere consapevoli delle cose che funzionano nel nostro paese. Insisto, non dobbiamo mai abbassare la guardia rispetto alle cose che non funzionano, ma non si può nemmeno avere uno sguardo così svalutativo come questo. E questo è un dato che ritroviamo regolarmente. Gli italiani parlano male del loro paese. Abbiamo realizzato una ricerca in 18 paesi sull'immagine dell'Italia. Attenzione, non soltanto i tratti, quelli stereotipati e così via, attrattività degli investimenti, attrattività della formazione, lavoro, eccetera, eccetera. Ebbene, la cosa che mi ha impressionato è che facendo questa ricerca in 18 paesi e facendola anche su un campione di italiani, l'immagine che all'estero hanno dell'Italia è molto migliore rispetto a quella che gli italiani hanno dell'Italia. Allora capite bene che in una situazione di questo tipo dobbiamo un po' riflettere anche sull'uscita dalla crisi, perché sicuramente abbiamo bisogno di interventi importanti, ma abbiamo bisogno anche di credere un pochino di più in noi stessi. Questo è l'indice di fiducia che Istat misura mensilmente. È quella linea che vedete verde, quindi vedete che ovviamente, comprensibilmente, dopo il conclamarsi dell'epidemia c'è stato un calo di fiducia, poi il dato un po' oscillante, però questo indicatore è fatto di tanti indici. Me ne soffermo solo su due, mi soffermo solo su questi due che vedete qui, quello arancione, che è il cosiddetto clima economico, cioè quelle che sono le aspettative che i cittadini hanno nei confronti dell'economia del paese. Poi c'è il clima personale, che sono le aspettative che i cittadini hanno rispetto alla propria situazione economica. Allora vedete che sostanzialmente, quando la linea arancione è sotto quella verde, significa, scusate, quella blu, intendo dire, che è clima personale, significa che i cittadini dicono il paese va male, però alla fine io me la cavo. Quando si rovescia, come è successo in questo periodo, e quindi la linea arancione era sopra quella blu, significa che i cittadini dicono ma tutto sommato l'economia potrebbe anche andare bene, o meglio rispetto al passato, ma io non ne vedo nessuna conseguenza, perché le mie aspettative personali e familiari rimangono stabili e addirittura calano. Quindi quello che vi voglio dire è che questo strabismo che gli italiani esprimono, che è uno strabismo rovesciato, è ritornato ad essere lo strabismo per cui sostanzialmente io un po' me la cavo, ma il paese evidentemente ha davanti a sé prospettive incerte e critiche. Di fiducia nelle istituzioni. Molto spesso in Italia, quando ci troviamo di fronte a una situazione di emergenza, una calamità naturale per esempio, c'è l'idea che in qualche modo ci dobbiamo compattare. È un dato naturale, guardate, non avviene in tutti i paesi, ma in Italia in particolare abbiamo situazioni di questo tipo, non da oggi. E allora vedete, a me ha molto colpito per esempio questo, vi dicevo, no? Vi dicevo nella parte governo e presidente del consiglio, nella parte iniziale intervento, dicevo attenzione perché fine febbraio la gente era confusa, non riusciva a capire cosa stava succedendo, no? Infatti c'era un calo di fiducia nel governo e nel presidente del consiglio, e poi c'è questa impennata, cioè c'è qualcuno che guida il paese, secondo gli italiani. C'è qualcuno che ha preso di petto la situazione,
non ha tergiversato, ha chiuso il paese, cosa che ha stravolto le nostre vite, come sappiamo, ma in realtà questo dà l'idea che ci sia una guida. Può piacere o non piacere, poi attenzione che questa cosa è interessante perché non va di pari passo col comportamento politico, è come se ci fosse una distinzione tra le istituzioni e la politica. Infatti se voi guardate qui, c'è stata una crescita di fiducia nel Presidente della Repubblica, nelle forze dell'ordine, in parte ridimensionato poi, perché quello spirito iniziale un po' si è perso, come spesso accade, fisiologicamente poi si torna un po' più in basso, però guardate la fiducia nelle regioni, nei comuni, come cresce. Allora, la paura di morire era zero. Vi garantisco, gli agenti della manovra erano zero, morire era una componente, si moriva. Anzi, visto che si vive in malora, immaginate le generazioni prima ancora, preda di guerre. Non è moltissimi anni fa che abbiamo fatto la guerra dei 100 anni in Europa, 100 anni di guerra, in Europa, non in Medio Oriente, da noi, si moriva. E prima ancora, non moltissimi anni fa. 82 generazioni fa noi eravamo i leader del mondo, numero uno in assoluto, altro che gli Stati Uniti oggi. Avete presente l'inizio del Gladiatore? Cazzo, è un film che mi piace da morire. A volte mi vergogno un po' a dirlo perché è anche un film commerciale, in realtà è un film strepitoso. E Russell Crowe all'inizio dice: al mio via scatenate l'inferno, vi ricordate? Poi si rivolge ai suoi e gli dice: e i più fortunati tra di voi saranno nei Campi Elisi con me, perché saremo già morti. E lì parte l'ovazione. L'ovazione sul morire. Pensateci un attimo come siamo noi oggi. Noi abbiamo una paura fottuta di morire, perché il superfluo ci ha fatto godere come mai è successo che una generazione di questi di umani su questo pianeta abbia goduto. È 50 anni che godiamo come mandrilli. Pensate poi nel mio campo, tra aceto balsamico, gli odori extravergini, il vermentino buono di queste parti, il mio barolo. È una figata assoluta, viva. E quindi ci gira le balle a morire. E allora ho pensato che l'uscita di questo Covid sarà la prima volta che questa generazione di umani sarà un po' diversa. E certo che saremo diversi. Non succederà come con le torri gemelle, no? Dopo l'11 settembre immaginavamo tutti che saremmo usciti diversi, alla fine più o meno ha ripreso uguale. C'è un po' di differenza quando prendiamo l'aereo. Dopo la Lehman Brothers, il disastro del 2008, immaginavamo di uscire tutti diversi. In realtà poi invece lì è cambiato zero, la finanza è uguale a prima. Invece stavolta ne usciremo diversi. Come secondo me? Io ho difficoltà, credo come tutti voi, a stabilire con certezza come saremo nuovi. C'è una piccola cosa di cui sono abbastanza certo. Secondo me la novità sarà che i migliori ne usciranno ancora migliori e i peggiori ancora peggiori. L'effetto clessidra si moltiplicherà. Definizione di migliore secondo me: colui che è disposto a cambiare idea, colui che ha dei dubbi, colui che continua sempre a studiare perché ha voglia di crescere, ha voglia di sbattersi, colui che accetta i compromessi, colui che vive la voglia di vivere in armonia, colui che ha mille difetti ma sicuramente non è permaloso, non è ottuso, non è pigro. Questo è il migliore. Le foglie sono i comportamenti, i frutti sono le azioni. Noi siamo un albero, questa è la nostra filiera. Bene. Mi sono rivolto ai miei ragazzi, che come vi dico fortunatamente sono 9.000 nel mondo, per affrontare questo tema. E ho chiesto di interagire, Connecting Minds, Creating the Future.
questa frasina in piemontese, se volete la traduco dal piemontese all'italiano, vuol dire che il futuro si crea mettendo le menti. Noi abbiamo questo dialetto un po' strano ad Alma. Connected minds creating the future l'hanno inventato gli arabi di Dubai nel 1983, quando si sono trovati di colpo a non avere più il petrolio sotto il sederino e sono rimasti sconvolti, l'unico paese arabo che non aveva più il petrolio sotto il sedere. Pensate allo shock, e l'hanno superato, si sono messi intorno a un tavolo e hanno creato il loro futuro, che si chiama turismo. Hanno pensato che erano in una posizione strategica per connettere l'est e l'ovest e il nord e il sud del mondo negli aerei, dato le capienze dei serbatoi degli aerei. Hanno detto: facciamo con i soldi risparmiati che abbiamo ancora dell'oro nero, facciamo l'aeroporto più bello del mondo, poi costruiamo l'hotel della Madonna, facciamo grattacieli che grattino veramente le nuvole, creiamo degli show pazzeschi, facciamoli sciare sulla sabbia. Pensate, quando sei povero di risorse naturali ti vengono in mente delle robe straordinarie, quando sei ricco non fai il tubo. È il motivo per cui la Romagna fa 5 volte i turisti della Sicilia, perché al mare è il più brutto d'Europa. E quindi si sono detti: cazzo, facciamo qualcosa. Pensate alla scena. La scena è del 1946. Tre bagnini sfigati a Rimini. Fellini raccontava questa storia. Io la copio, ma sapete, copiare da quelli bravi non c'è niente di male. Danco è tutta la vita che copia da Umberto Eco e non se ne vergogna. Abbiamo avuto la fortuna di frequentare tu, Umberto, io, Tonino Guerra, insomma, due belle teste. Quei tre bagnini sfigati di Rimini davanti a sta spiaggia vuota che dicono: ma che cazzo facciamo? Qui un casino, non viene il sole. E parte il Connecting Minds, che consiste nel dirsi cazzate l'un l'altro. È importantissimo stare in un gruppo di amici e ognuno dice una roba fregandosene del fatto che debba essere la più intelligente, la dice, l'altro dice un'altra roba, a quest'altro gli viene in mente, visto che quello ha detto quello, a un certo punto del giro di questi tre bagnini uno dei tre dice: e se vendessimo l'ombra? Cioè, ragazzi, e se vendessimo l'ombra? Un genio. Ma quel genio è nato dal ping pong che era partito. E allora quell'altro ha detto: cazzo, hai ragione, se vendessimo un bel nome, questo tubo. E poi magari la nostra cucina, i nostri cappelletti di magro, magari gli piacciono. Allora il terzo dice: è vero, hai ragione, e magari anche il nostro valzer, stessi valzer, Romagna mia, magari gli piace anche a quello, gli svedesi. Nasce la Riviera Romagnola. Numeri? 21 milioni di presenze nel 2019. E sapete quanti ne faranno nel 2020? Pochi di meno, fenomeni. Sapete quanto fa la Sicilia? 1428 km di costa al mare più bello del mondo, 7,8 milioni di turisti stranieri, un terzo dei 22 km che dividono Rimini da Riccione. Bene. Ci siamo detti: dobbiamo inventarci nuove parole. Come facciamo a inventarci nuove parole? Allora siamo partiti, ci siamo detti: ma veramente è stato un processo di connecting minds, di questi webinar. Eravamo lì, bisogna prendere sempre il meglio di quello che c'è, sempre il meglio di quello che c'è. Capitalizzare è bello, perché il pensiero è la parola in privacy, quella che facciamo solo con noi stessi, che si può anche cambiare. Mentre la parola ti sputtana e dici una roba, ragazzi, poi magari ti penti, vi è mai capitato di dire una roba e a metà frase pensate: sto dicendo una cazzata, però la finite? E il pensiero invece ha il grandissimo vantaggio che fai rewind, torni indietro e cambi, però non è musicale,
la parola è molto più protagonista, molto più vivida, per il fatto che è pubblica e quindi è musicale. Alla fine possiamo decidere che la parola è la parte più importante della nostra vita. E non per niente sono qui al Festival della Comunicazione, che sottintende che cosa questo festival? Che un fatto non comunicato non esiste. E quindi la comunicazione a volte è più importante del fatto. E questo è fondamentale. Ma quest'anno si sono inventati questi due fenomeni di agganciarci un altro tema pazzesco, connecting minds, la socialità. E cioè che le cose pazzesche, ferme, che durano, che restano, sono quelle fatte insieme. Che sia comunicazione, che sia cibo. A voi piace mangiare da soli? Lì è il massimo, lì dove capisci che la socialità è fondamentale, che cosa ti cambia avere un altro o altri che mangiano davanti a te? Eppure è un'altra storia mangiare da soli, andare al cinema da solo. Lo so che alcune persone sono brave a farlo, perché sono riusciti a crearsi un rapporto con i propri pensieri straordinari, fanno come un albero, il fusto, riescono a comandare i propri pensieri. Io purtroppo confesso di non appartenere a questa grande capacità, di questa categoria. Faccio fatica da solo a dominare i miei pensieri, ho bisogno di essere sociale, ho bisogno di essere insieme ad altri. Prima fase, mangiamo, parola nuova, terra. Questa è la parola nuova, terra. Filiera del mangiare, io ho detto prima che tutta una filiera. La filiera del mangiare è agricoltura, trasformazione, cucina, piatto. Chi non capisce di agricoltura non capirà mai il tubo di quel piatto. Bisogna studiare l'agricoltura, capire la trasformazione, e cioè in agricoltura capire che dobbiamo lasciar vivere la meraviglia della terra e cercare di staccarla il meno possibile. Nella trasformazione capire che bisogna rovinare il meno possibile la meraviglia dell'agricoltura, quindi della terra, non nitriti, non nitrati, solo catena del freddo. Prima erano erbicidi, non concimichini, roba che stacca la terra. Poi la cucina, rovinare il meno possibile la meraviglia delle materie prime. È tutto un cercare di non rovinare. Alla fine è piatto, che si sentano i sapori degli ingredienti separatamente, che si possono riconoscere. Questo è un piatto che è memorabile, un piatto in cui, non capisci, un tubo degli ingredienti che ci sono dentro, tu te lo dimentichi, non te lo ricordi. La tua memoria va verso le materie prime. Terra è la parola nuova del mangiare. Qual è la parola nuova sulla mare? E qui abbiamo discusso molto. Alla fine sapete che parola abbiamo tirato fuori? Di stupido. Riparare. Qui non si ripara più il tubo. Non solo non si riparano più i phone, i cellulari, le aspirapolvere, le lavatrici. Non si riparano più i matrimoni. Non si riparano più le relazioni umane, non si riparano più le amicizie, non si riparano più le relazioni tra compagni di lavoro, non si riparano le relazioni tra categorie, imprenditori, lavoratori, dipendenti privati, dipendenti pubblici, politici, media, magistrati, non si ripara più un cazzo. Perché? Perché questo è un tipico difetto del mondo online. Il mondo online dei social che ci ha connesso col mondo. Del, che, di tro-
troppo nello zaino, è una specie di insieme di paure, di mancanza di esperienza, di pregiudizi anche. Pregiudizi. Che tu parti convinto di sapere come saranno le cose e già ti preoccupi perché credi di saperlo e forse non sono così belle, e poi in realtà l'esperienza reale ti dimostra che quei pensieri te li potevi tranquillamente risparmiare e semplicemente vivere. Manco il destro diverso da sinistro. Calzini, destro e sinistro. Sì, destro e sinistro con scritto R e L, così tu sai a quale piede metterlo. E la biancheria stessa è asciugatura rapida, e tu puoi anche lavarla, arrivato a fine tappa, la mattina dopo è asciutta, quindi porti meno cose, e soprattutto sei molto più confortevole, è tutto molto più confortevole come esperienza di viaggio, le scarpe stesse. Quindi questa liberazione dall'ignoto e dalle paure, dall'ignoranza che ti faceva portare troppa roba, non ti faceva scegliere bene, è anche la conoscenza dell'evoluzione delle tecnologie che poi, le quali ti puoi aiutare, perché se non ti informi anche da questo punto di vista, chi è che te lo dice? Poi devi sapere l'inglese, devi sapere che la L è a sinistra, E certo. E lì c'è da studiare. Ci aiutiamo a vicenda quando ci spieghiamo. C'è uno intellettuale che spiega per tutti. Ma di viaggi che ti cambiano la vita ce ne sono potenzialmente tanti. È una esperienza concreta che mi ha restituito in pochi giorni come il viaggio ti può dare, regalare qualcosa che ti sembra di avere perso. È sicuramente un viaggio fatto nel 2010 in vista dei 150 anni dell'Unità Nazionale. Avevamo pensato in un clima in cui c'era chi diceva è una data da festeggiare, altri che dicevano è no, sono più gli aspetti critici dell'unità, e a me piacevano, c'erano i Borboni, a me il Papare, a me, insomma, se ne sentiva di tutti i colori. Noi, da persone... Pier Maria, quello che gli piacevano i Borboni? Pier Maria non era Sabaudo. Lui era statuto albertino, okay. Integralista proprio. E noi ovviamente, essendo persone che arrivano da tutti gli angoli d'Italia, camminiamo insieme, praticamente ognuno viene da una città diversa, ci troviamo apposta per camminare. E per noi era una data da festeggiare, però il modo più adatto per farlo era fare un cammino attraverso l'Italia. Abbiamo scelto in maniera arbitraria di tutti i percorsi possibili, facciamo quello più lungo, cioè camminiamo dal punto più a nord, Valle Aurina, vetta d'Italia, a Capopassero, in provincia di Siracusa. Iniziamo a lavorare la tabella di marcia, prima fase, preparazione, 80 giorni, Phileas Fogg ci ha fatto il giro del mondo, noi a malapena dall'Alto Adige alla Sicilia. E tutto il viaggio l'ho fatto insieme a un amico che era il fotografo della spedizione, che è partito e, lasciando a casa la sua signora, che dopo 3 giorni inizia a mandare messaggi un po' inquietanti. E lui, l'amico Franz, fotografo, mi dice: eravamo ancora in Alto Adige, c'eri blu, camminavamo ancora in mezzo alla neve, alta, inizio aprile. Mi inizia a dire: ma Enrico, ma secondo te mia moglie, che mi rompe sempre le scatole quando parto, stavolta mi ha fatto lo zaino lei e me l'ha fatto trovare di fianco alla porta, dice che devo preoccuparmi. Io ci trovo qualcosa di inquietante, però nel mio egoismo, non sapendo fare le foto, avendo bisogno che lui camminasse con me fino alla Sicilia, lo rassicuravo dicendo: ma no, figurati, avrai capito che per te è una cosa importante. E insomma, non facciamo in tempo a arrivare ad Asiago, quindi appena ancora molto a nord rispetto alla Sicilia. Lo sento durante la classica telefonata serale a casa lanciare un grido belluino e poi scagliare il telefono lontano in un accesso di rabbia. E mi dice: mi ha lasciato, ha un altro da 2 anni e mi ha anche rapito il cane. Quando tornerò a casa non troverò più nessuno, mia moglie mi ha abbandonato. E durante i 2 anni comunque gli rompeva le balle quando partiva.
Sì, o forse faceva finta così lo stimolava a partire dalla psicologia inversa, sai? No? Okay. Tempo di ritrovare il telefono che ci serviva perché c'era il GPS. Era anche arrivato un'email da lei, proporrei di dividere le cose così, della sentita, tu tieni le scoviglie lì che io ho il servizio buono, ci ha regalato la zia per il matrimonio, eccetera. Insomma, un'esperienza forte nella vita di una persona, non è che capita tutti i giorni di essere abbandonati su due piedi. Al tavolino di un bar, due quarantenni chiacchierano.
ma anche dall'ultima fila forse no, ma qui davanti lo capisco che quarantenni. Il cavaliere c'è cascato, almeno di me. Mi piace che sono tutti uniti, il cavaliere c'ha due posti vuoti in giro perché ha fatto il tampone e non sa ancora l'esito, giustamente. Mi scusi, ma io la becco qua perché cazzo, si mette. Dai, mi metto il cavaliere, l'ho fatto fuori. Cioè, perché le regole, se ho capito bene, sono che i congiunti possono stare. Lei non c'ha una moglie, una compagna, una fidanzata. Abbiamo un carabiniere sfigato. E però, questo libro di Bacco è quello che faremo stasera, che non è ancora iniziato, ma inizierà tantissimo. Ma tu sei felice. Lui stravedo questo Bacco come se fosse un metro a pensiero. Bacco. Io stravedo. Sì, come se nel Novecento ci fossero Pirandello e Bacco. Sì, non sempre si arriva a studiare Bacco, questo è. Ci sarà un motivo. Perché l'Azzolina mi sta sul cartolino, no? Anche per... Ma adesso sto scherzando, mi dai però un po' di luce in sala. Alzi la mano chi non ha mai letto un libro di Bacco. Plebecito. Allora perché cazzo siete qua? Fa bene che sono di Bacco questa sera. Ah, giusto, perché non lo conoscete, volete che vi raccontiamo un po'. No, sarà una serata strana, ragazzi, perché, non... perché Bacco è strano, l'ha detto. Parecchio strano. Comunque noi questo libro l'abbiamo fatto a pezzettini sul web, sì. Dai ancora un po' di luce, scusa. Alzi la mano chi non ha mai visto il nostro web su Bacco. Sì, di cazzo sì. Vabbè, sbanchiamo. Comunque a pezzettini per superare, per fare questa socialità, cioè ognuno a casa sua, io a casa mia, a casa sua, socialmente, per far, sapendo che il tema di quest'anno è la socialità, ho detto cosa cazzo possiamo fare? Abbiamo fatto ognuno da casa propria tutto il libro, erano 25 puntate, 5-10 minuti, erano 3 ore e 20 stasera, ma lo facciamo tutto, abbiamo stretto, sono 3 ore e 13. Mettetevi comodi. Ha tolto 7 minuti migliori, tra l'altro, che abbiamo inviato per una. Padri che vedevano lontano. Ah, via, via, francese. No, mi pare che sono contento che mi faccio il mio cappellino. Capite il comandante generale, che cosa? Lei è sudato? Ah. Inglese, lui sa inglese. Live due, live due. Lascia fare, lascia fare. Lui è un da live due. Se sono giocati con noi, guarda. Ah, no, ci sono tutti lì, grazie. Allora, queste qui sono le reference di Bacco, sono le cose migliori, è anche un modo così per testarvi, adesso no, è brutto dire fare un test, no, perché voi capite chi siamo noi, già che siamo in Dio, si capisce già da subito, ma noi non è che vi conosciamo, sappiamo che non conoscete Bacco, che avete studiato francese, e adesso leggiamo queste battute e capiamo come reagite, se le capite, diciamo che le persone intelligenti di solito rino. Questa casa mia è un ricatto. No, no, adesso non fate apposta a ridere per farti avere capito come il camino del dottore. Chissà, no, c'è la camicia qui. Un applauso all'arma, ragazzi. Capito tutti tra le due, io ho fatto due ricordi, ma perché sono qui? Poi non farei uscire perché se esce mi cagliamo lo sangue, non deve stare anche alla fine, come sei cercato, grazie, è coraggioso, come commendatore, che non so cos'è, genera cos'è, e anch'io devo uscire prima o poi, sì. E per entrare al gabbio. Allora, battute americane. Non riuscivamo a decidere se seppellire, ah, perché oltre alla chiusa comica c'è anche il tema, che sono molto Bacco, non si spiega da tutto così, in matematica. Non riuscivamo a deciderci se seppellire o cremarla, seppellirla, cremarla, seppellirla, cremarla. Alla fine l'abbiamo lasciata dire. Abbandonati qualche altro che nessuno si ricorda più. Ma poi si è ripreso. Ma fisicamente l'hanno più o meno rimesso in sesso. La testa che continua a preoccuparsi. Ah, allora lo prendo, grazie. Nel senso che se gli parli ti sembra anche a posto, ma non c'è la pensione. Questo però si è scolato quasi una bottiglia intera di gel piatti super concentrata da un'altra.
E poi non contento si è buttata dal terrazzino, terzo piano, per un dubbio sulla sua sanità mentale, quindi anche più di un dubbio. È quello che dico anch'io, ma mia moglie dice che è un dubbio proprio sufficiente, non bisogna esagerare. No, 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 scusami, ma questa volta dissento da te profondamente. Qui vorrei fare anche un discorso squisitamente matematico, i dubbi sono almeno due. Come fai a quantificarli? Ha ragione. Scusa, lui ha tentato di suicidarsi non una ma due volte. C'è il piatti e salta di nuovo. Se metti sul piatto della bilancia un dubbio per ogni tentativo, sono due almeno. Aspetta. Con la schiena aperta. Quando si è buttato, non si è tentato a saltare. Ha preso anche la rincorsa. Ha trovato tipo 4-5 metri distanti dalla parete dell'edificio. Quello secondo me era la cancellata con tutti gli scontroni. Cioè vuol dire che oltre ad avvelenarsi e sfarcellarsi ti danno anche a trafitto. Mi senti di escludere. Guarda, mi senti di escludere di niente. Triplo tentativo di suicidio. Cosa che tra l'altro non aiuta il tuo recupero emotivo. Ma perché è visto così? Beh, uno tenta di suicidarsi perché avrà fallito nella vita e cosa ottiene? Tre nuovi fallimenti fiammati. Il tuo io ne esce quantomeno come coach. Ma magari invece finisci per l'ingalluzzi, niente? Non vedo come. Cercando di ammazzarti, non una matriocca, non una matriocca l'hai scampata, ma alla fine cominci a provare un certo senso di onnipotenza. Dopo 7 anni di terapia, 3 volte a settimana, il mio psicologo, bravissimo, mi ha detto una cosa che mi ha fatto scoppiare in lacrime. Non intendo, non parlo italiano! Questo è un consiglio per chi dovesse essere tornato al lavoro, se vi dovessero sorprendere con la testa sulla scrivania che state dormendo, voi alzate lentamente la testa e dite ma liberaci da male, amen. E questa è l'ultima, secondo Macro, è la migliore battuta del mondo, il tema è sempre abbastanza Macro. Vorrei morire come mio padre. Prendo il tempo proprio, la rifaccio pure. Vorrei morire come mio padre. Sembra guarda capo, sì, perché c'è un cane, uno sono io. Vorrei morire come mio padre, in pace nel sonno e non urlando terrorizzato come i suoi passeggeri. Buona serata!